non siamo riusciti a sfondare, non siamo riusciti a concretizzare quanto creato e ci dispiace perché abbiamo creato, abbiamo fatto la partita e quindi tornare a casa con il bottino non pieno, diciamo, dispiace. Cosa è mancato, se è mancato qualcosa? Ah, credo per pareggiare deve mancare forza qualcosa, credo sia mancata un po' di lucidità negli ultimi metri. Quando parlo di ultimi metri ovviamente non parlo solo degli attaccanti, siamo sempre una squadra, ragioniamo da squadra, è mancata un po' di lucidità da parte di tutti, quindi credo sia stato quello. Visto il mister che in panchina succede spesso, ma oggi più che mai ha fatto chilometri su chilometri, preso proprio anche dalla voglia, no, di trovare la rete. Sì, sì, assolutamente, il mister cerca sempre di darci una grande mano durante la partita e ci riesce sempre con le indicazioni, quindi per noi è un dato di fatto, lo vediamo così in allenamento, lo vediamo così in partita, siamo abituati. Ci avete provato sugli esterni tanto e qualche volta ci hai provato anche tu da fuori a cercare di sorprendere, no, dalla distanza magari vicario. Sì, sì, abbiamo provato diverse soluzioni, come ho detto purtroppo non siamo riusciti a concretizzare quanto creato, siamo andati sugli esterni, abbiamo provato a calciare da fuori e purtroppo oggi non siamo riusciti a buttarla dentro, ci dispiace ma adesso dobbiamo resettare, dobbiamo pensare alla prossima partita. Esatto, volevo dire, finita chiaramente questa gara, si pensa, penso già, no, al prossimo impegno che è molto importante per voi. Sì, assolutamente, questa gara deve essere archiviata perché è passata, adesso giovedì ci aspetta una partita importante, quindi prepariamoci per quella e poi alla fine vedremo passo dopo passo. Grazie. Grazie a voi.